amiche, cari amici, mattinata di lavoro qua al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, dove stiamo lavorando per sbloccare, per accelerare, per progettare, per finanziare tante opere pubbliche che serviranno agli italiani. A breve si prende l'aereo per andare a un'altra udienza del processo contro di me a Palermo, dove rischio il carcere per aver bloccato gli sbarchi degli immigrati clandestini. A maggior ragione preoccupa e sconcerta quello che sta emergendo in queste ore. Un giudice che ha liberato diversi clandestini e ha contestato le norme del governo sull'immigrazione, in passato emerge abbia condiviso diversi insulti contro di me come ministro e abbia addirittura partecipato col compagno a manifestazioni dell'estrema sinistra a favore degli immigrati, durante le quali si insultavano le forze dell'ordine al grido di assassini e animali. Ebbene, è motivo di profondo imbarazzo per tutte le istituzioni della Repubblica. Io conto sulla collaborazione di tutti affinché prevalgano buonsenso ed equilibrio. Care amiche, cari amici. Buonasera Salvini. Buonasera a lei, sì. Che non è una mia amica. Va bene. Ma non importa, io parlo con tutti. È mai possibile che io debba prendere un aereo per andare a Palermo a farmi processare per aver difeso i nostri... Confini. Vabbè, è un processo, si va. In una mattina di lavoro al Ministero, che io guardo tutto, vedo tutto, vedo videi, fotografie, supporti VHS, io devo capire, infangare, screditare, denigrare, infamare, sputtanare giudicesse terroriste. Ma non sono terroristi. No, dell'estrema sinistra che hanno liberato 5 milioni di clandestini. No, 3. Amiche, amiche, 3. 3. 3 milioni di clandestini, ho sbagliato di 2 milioni, no, Salvini, ma tra 5 e 3 questa differenza. Solo 3. 3. Senza i milioni? No, senza milioni. Solo 3? Solo 3, erano 3. Ma quanto spazio occupano tra i migrati i loro zainetti, gli orologi, le scarpe, i telefonini? Citando Pirandello... Cosa? Uno ne fa 100.000. No, però uno nessuno. L'ha visto il video che ho pubblicato ieri su Facebook, dove si vede la giudicessa che va alle manifestazioni a picchiare i poliziotti ai terroristi di Al-Qaeda? No, ma guardi che a quella manifestazione... No, ma tanto non picchiava nessuno a quella manifestazione, c'erano anche vescovi, boy scout... Vescovi dei centri sociali. Non esistono i vescovi. Cardinali con la tunica rossa dei centri sociali, con le canne. Ma lei l'ha visto il video dei graffitari anarchici? Quali? Che hanno fatto la Cappella Sistina. Non erano graffitari. Un video del 500, guarda, si può trovare. Sì, no, ma non può infangare tutti in questo modo. Non puoi, come fa lei di nome? Ma lasci stare. Io ho un video di un tal Giorgio Lasci Stare, che 5 anni fa ha dato un euro a un clandestino con la scusa che gli stava lavando il vetro. Non ci sarebbe niente di male, ma senta, piuttosto dove li prende sti video? Quel video lì dove l'ha preso? Canali classici dei video. Cosa dice? TikTok, ma YouTube, ma non blog, è possibile. Servizi segreti, Paperissima, ecco. Instagram, Netflix, Copas. Copasir. Lo sa che su Copasir Prime non c'è neanche la pubblicità. Copasir, ora mi lascia andare a Palermo a farmi mettere sul rogo come i Giordani Bruni. Ma non la metteranno sul rogo. Da qualche giudicessa piromane che incendia i boschi con vescovi e boiscavi. Ma cosa sta dicendo? Posso chiederle, signor Lasci Stare, di farmi un video mentre mi danno fuoco e guardo fuoco in alto? No, guardi, sono come processi, un vero martire. Ma che martire. E poi lo posto, sa dove? Dove? Su Copasir Prime. Oh, benissimo. Bacioni. Vado a Palermo. Vada, buon viaggio. Signore e signori, Maurizio Crozza. Ciao fratelli, Andrea Salone, il mano del Fiore Band. Grande Salvini, mi fai vedere. Salvini scoppia la polemica sul video della giudice, spieghi chi gliel'ha dato. Salvini, per screditare la giudice apostolico di Catania, ha dichiarato illegittimo l'ultimo decreto sui migranti. Lo ha postato su Facebook un vecchio video del 2018 in cui lei partecipava a una manifestazione contro il sequestro della nave Diciotti. È il famoso Facebook ad orologeria. Oggi c'è anche stato un esposto di due parlamentari perché secondo loro ci sarebbe una cosa strana. Fammelo vedere.
Il video in oggetto sembrerebbe essere stato fatto da funzionari della Polizia di Stato. E allora, come ha fatto Salvini ad averlo? Chi gliel'ha dato? Ma come chi gliel'ha dato? Non penserete mica al dossieraggio, no? Per l'amor di Dio. C'è una spiegazione ovvia, fammelo vedere. Alcuni esponenti siciliani della Lega raccontano che si tratta di un filmato girato da alcuni leghisti quella sera che si trovavano a braccetto con la Digos, visto che le inquadrature sono praticamente sovrapponibili. Il perché sia stato registrato e conservato non è da sapere. Vedi, non è la polizia che ha un archivio, sono i leghisti, cazzo, che filmano tutto. Poi si tengono 2000 giga di video sui telefonini per 5 anni e poi quando è il caso li tirano fuori, la spiegazione è più credibile. Ma raga, i leghisti hanno delle teche che la RAI se le sogna, solo che invece di far vedere Walter Chiari e Mina, fanno vedere i giudici. Chissà se hanno fatto un video anche su tutti noi. Cioè, fatemi capire, se io parlo male del governo, domani Salvini posta un video di quella volta che alle medie ho fatto la pipì nel bagno delle femmine. Ok, postatelo, però ero piccolo. Volevo solo capire se la facevano stando in piedi come noi, cioè. Comunque, occhio, fratelli. Salvini vi vede, ci vede, è infaticabile. Sta tutto il giorno col cazzo di telefono in mano, o cerca video di altri, o fa i suoi, sui giudici, sul ponte, sul governo, sull'Esselunga, ormai... No, ve lo giuro, guarda, saremo arrivati a 3 al giorno. La cosa che ama di più nella vita è accendere le camere e filmare. Non è un ministro, è tornatore. Ogni occasione è buona, persino la festa dei nonni, non so se lo sapevate, c'era la festa dei nonni, io ve lo giuro, continuo a fare video, non riesco a stargli dietro, perché il video che avete visto l'ho fatto oggi, perché è uscito, non so a che ora, è uscito alle 2:30, alle 3, e io ho detto, cazzo, ha fatto un video, devo stargli dietro. E no, ma non ridete, perché adesso vi beccate solo Salvini, perché adesso c'è un altro video che ho fatto, dei nonni, perché lui fa il video dei nonni, ma l'ha fatto ieri, l'ho fatto ieri, perché è uscito il video dei nonni, oggi c'è questo. Tutta la puntata è con Salvini. Che carini che siete. Vabbè, ora vi beccate il secondo, mandalo il secondo. Si festeggiano i nonni e io dal profondo del cuore voglio rivolgere a tutti loro un grande ringraziamento e l'augurio che specialmente in questa giornata, ma non solo in questa giornata, ci sia affetto, amore e attenzione. Io ricordo i miei 4 nonni, perché ho avuto la fortuna di crescere con le 2 nonne e i 2 nonni come angeli che hanno contribuito alla persona che oggi sono, poi lascio a voi giudicare. I nostri nonni amano incondizionatamente i loro nipoti, penso ai miei genitori con i miei figli, amano i loro figli, si mettono costantemente a disposizione per aiutare i propri cari in qualsiasi condizione di salute, sia materialmente che con un supporto pratico. In Italia, in particolare, i nonni svolgono una funzione sociale impareggiabile, che spesso arriva a colmare alcune lacune di un sistema di welfare che non è ancora all'altezza delle richieste, che non può arrivare dappertutto, che stiamo lavorando con questo governo per ampliare, con il dovere di ringraziare e riconoscere pubblicamente l'insostituibile ruolo della nonna e del nonno. E a chi ha la fortuna di avere ancora i nonni dico: chiamateli, andate a trovarli, ascoltate le loro storie, non lasciateli mai soli. Non disperdete il patrimonio di cultura, saggezza e amore che hanno da dare, che è insostituibile. Quindi buona festa dei nonni di cuore, che sia festa tutto l'anno, e grazie per quello che fate. Buonasera Salvini. Nonni, nonni. Cosa? Nonni, nonni, nonne. Nonni e nonne. Cosa? Ricordiamo i nonni. Il 2 ottobre è possiamo stata ricordare i nonni. Ma certo, è doveroso. Con la forza dei nonni. Sì, è vero. Il nonno è vero. E la nonna. Sì. La forza del nonno e della nonna, sì, che sono stati il padre, sì, della vostra madre, sì, lo sappiamo, la madre del vostro padre, sì, ma anche il padre del vostro, sì, padre e la madre della vostra madre. Sappiamo sono nonni. Cosa sono i nonni. A, sì, differenza dei bisnonni. Che sappiamo. Anche basta quelli. Leggere, sì. I bisnonni sono diversi dai nonni, sì, perché i bisnonni, no? Sono il padre e la, sì, madre dei nonni. Salvini, venga, vedete dunque, come conosco bene la figura, sì,
del nonno. Bravo, bravissimo. Cosa c'è di più bello al mondo, ecco, di un... Nonno. Senza ste io mani, sono stato cresciuto dai nonni. Ah, sì? E finché i nonni erano in vita, io studiavo, mi concentravo, certo, lavoravo, perché... producevo. Poi... Cosa? Sono morti i nonni e quindi ho cominciato a videare, a straparlare, a cazzeggiare, elencare, certo, senza mai lavorare. Quindi certo, capite l'importanza dei nonni. Nel suo caso tanto. E l'Italia oggi è sempre più un paese di nonni. È vero, è vero. Che se lo Stato non ha il welfare necessario, infatti non c'è, loro no? si sacrificano. E fanno un gran lavoro. Soffrono, sì, ma sorridono. E certo, certo. Senza i denti, certo, senza le protesi che lo Stato non può pagarli. Appunto, tra l'altro, ma sorridono, no? Sì, ma lei, ministro, cosa c'è di più bello che vedere il nero della bocca, no, del nonno, no, sarebbe bello che vedere... mangia solo minestrina, no, perché lo, no, Stato non gli passa la dentiera. Ma è lei lo Stato, ma Salvini. Non fermiamoci solo al nonno, no, che sostituisce oltre lo Stato con la dentiera, tra l'altro i nonni, sì. Cosa possono fare? Cosa possono fare i nonni? Sentiamo. Non ci sono i soldi per ristrutturare le scuole? Ci pensa lo Stato. Nonni muratori. No, non no. ci sono i soldi per asfaltare le strade? Lo Stato. Nonni stradini. No, ci sono troppi orsi in Trentino? Nonni cacciatori. Quello le piace. Non ci sì. sono i soldi per il ponte sullo stretto? Tra l'altro. Facciamo fare ai nonni anche il ponte sullo stretto. Ma possono fare dice, tutto. Ma se cadono dalle impalcature? Appunto. Tanto sono più di là che di qua. No, questa no. è la forza del nonno. No, guardi, il è lo nonno Stato che deve... Che non gli dispiace se sì. va nell'aldilà. No, gli dispiace. Quindi i nonni, sì. non limitatevi a guardare i cantieri. E cosa devono fare? Fateli. No, non si può. Bacione ai nonni e ai bisnonni che sono sì, il padre, lo sappiamo, la madre, lo dai nonni. Quindi... Andrea Zalone, Silvana Belfiore. Festa dei nonni, Salvini, funzione sociale impareggiabile, colmano lacune, welfare. L'ha detto anche lui. Guardate che Salvini è forte, il vicepremier di un governo che dovrebbe occuparsi del welfare, fa un video in cui ringrazia i nonni perché fanno quello che dovrebbe fare il governo. Ma scusa Matte, se il welfare lo fanno i nonni, voi che cazzo ci state a fare? A questo punto io metterei un plaid sulle gambe a quelli del governo e darei Palazzo Chigi ai nonni. In fondo l'economia di questo paese la reggono già loro. Scusami. Festa dei nonni, uno su tre aiuta i bilanci della famiglia. Hanno la pensione minima 600 euro e in più sostengono i figli e i nipoti. E sì, perché a proposito di welfare i nipoti non hanno l'asilo nido e i figli hanno uno stipendio di merda. Io ora vorrei rivolgermi direttamente ai nonni. Cari amici canuti, già che siete così generosi, che aiutate un po' tutti, un euro qui, un euro là, cosa vi costa ora trovare anche 2 miliardini che mancano per la sanità? L'idea folle del governo è tagliare di 2 miliardi la sanità. Hanno presentato il NADEF, l'anteprima della finanziaria del prossimo anno, e dato che la coperta era corta, hanno tagliato le spese superflue. Sai quelle spese del cazzo, tipo la sanità, no? Ma sì, hanno fatto bene, tanto non le usa nessuno. Cioè. Oh, intendiamoci, vorrei rassicurare tutti. I soldi per i carri armati, cazzo, li abbiamo trovati, eh? Non è che l'Italia acquisterà i Leopard 2 dalla Germania, costeranno tra i 4 e i 6 miliardi, non fa una grinza. Cioè tagliamo 2 miliardi agli ospedali e ne spendiamo da 4 a 6 per i Leopard. Che però... Se ci pensi sono utilissimi, perché se li usi come ambulanze non è male. Perché, no, ma ragazzi, cioè, pensa un attimo, il carro armato intanto schiaccia tutto il traffico quando c'è che... E poi ti sparano col cannone direttamente all'accettazione, per cui non è male. Io lo capisco. Cazzo, non lo so, 2 anni fa abbiamo avuto una pandemia, non un'invasione della fanteria austriaca. Che cazzo ce ne facciamo? Cioè, l'allarme di medici, politici ed esperti della sanità verso il tracollo. La riduzione della spesa prevista nella NADEF porterà il settore nel baratro. Vabbè, comunque, possiamo scegliere, no? Cioè, se volete potete scegliere tracollo. Io magari scelgo baratro, però cioè, si può scegliere, è bellissimo. Si può ancora scegliere, è bello.
Scusate, l'Italia sta diventando sempre più un paese di anziani. Ormai in giro ci sono più centri Amplifon che Vodafone. E noi smantelliamo la sanità pubblica. Ma proprio adesso qualcuno dirà, ma qual è la logica? E no, cazzo, una logica c'è, se ci pensi. Boom inarrestabile della sanità privata, mentre gli ospedali affondano. Business da quasi 63 miliardi all'anno, ormai il settore vale oltre la metà di quello pubblico. È il famoso modello, e noi ci siamo, Lombardia, ormai è diffuso in tutta Italia. Lombardia ha regalato tre grandi eccellenze al paese: la Pericena, la Fashion Week e le cliniche private, che poi sostanzialmente funzionano tutti e tre allo stesso modo. Se non hai il grano, t'attacchi al cazzo. No, cioè, che un po' è la stessa... Eppure per Meloni la sanità è una priorità. Meloni si difende, la sanità è una priorità. Miope giudicare solo dai fondi. Ma infatti, brava Meloni, come siamo miopi, cazzo. È ovvio, no? Cioè, più tagli i fondi e più è evidente che la sanità funziona, no? È ovvio. Quella privata, però, cioè, sì. Scusami, Giorgia, prendi proprio la miopia. Giorgia, scusa, ti vengo dietro. Visto che l'hai detta questa cosa dei fondi a Torino, ecco, tu prova a prenotare una visita oculistica in Piemonte. Giorgia, sanità in Piemonte, la visita con l'oculista è tra 2 anni. Cioè, uno fa in tempo a diventare Stevie Wonder, che vi rendete conto? Cioè, le liste d'attesa nel pubblico sono una vergogna, è la cosa terribile che ormai sono... Gli italiani si sono arresi, ragazzi, sanità... L'8% rinuncia a curarsi, 1 su 3 è costretto a pagare i privati. 1 su 3 va dai privati e gli altri 2 vanno direttamente al cimitero, si siedono lì, aspettano il loro turno. Intendiamoci, la Meloni lo sa, infatti vuole muoversi come un fulmine. Fammi vedere, Meloni, per abbattere le liste d'attesa bisogna lavorare passo dopo passo, cadenzando gli interventi in un orizzonte di legislatura. In un orizzonte di legislatura, cioè fammi capire, una legislatura dura 5 anni, 1 è già passato, quindi per affrontare il problema di quelli in coda gli chiedono di aspettare altri 4 anni. Cioè praticamente il governo vuole creare una lista d'attesa per le liste d'attesa. Che se uno è un neonato, vabbè a tempo perché fa la visita pediatrica a 15 anni, ci va in motorino, poco male. Ma cazzo se sei un anziano, Salvini, vuoi ringraziare i nonni? Salvini, non fargli un video, fagli un attack, ora! Scusate ragazzi, io con Salvini non so mai che cosa fare, mi tira fuori il peggio sempre, mi verrebbe voglia di dirgli, senti, smettila con sti cazzo di video, basta nonni, basta essere lunga, vai a lavorare! Ma non posso dirgli nemmeno questo, perché arriverei tardi, gliel'ha già detto lui. Ma non ora, ne parliamo dopo, non ora, Silvano Belfiore, adesso. Rimasti. Ah sì, ce l'ho. A Calenda che dice a Salvini di andare a lavorare. Ce lo guardiamo un pezzettino, me lo fai vedere? Vai. Quando Salvini fa un post fatto in questo modo, io scrivo: caro Matteo Salvini, non rompere le palle e vai a lavorare. Capito? Non rompere le palle e vai a lavorare, punto. Ora la cosa bella è che glielo dica proprio Calenda. Lo Stakhanov di Montecitorio. Berlusconi, Fascina e Calenda, i più assenteisti in Parlamento. Ora uno è morto, l'altra piange perché è morto, ma Calenda che cazzo di scuse ha? No, ma io non voglio essere ingeneroso, nel lavoro di un politico non contano solo le votazioni in aula. Uno serio come Calenda sa anche che il suo mestiere è andare tra i lavoratori in lotta.
E i lavoratori, dai, lo sentono quando uno è dei loro. Magneti Marelli, arriva Calenda, i lavoratori lasciano il presidio. Lui li insegue, che fate? Ve ne andate? Ora... ora, fortunatamente, per il momento la Magneti Marelli hanno sospeso i licenziamenti. Evidentemente gli imprenditori hanno capito che se gli operai mandano a cagare Calenda è giusto premiarli, capite? E comunque, no, e comunque Calenda, no, vabbè, ma non va giudicato per il suo lavoro da senatore. Va valutato anche come balia, perché quello lo sa fare da Dio, e lo dice anche lui. Non so se arrivi ad allattare, però... No, no, guardatelo, guarda. Sunrise looks like morning in your eyes, but the clock's held 9:15 for... È il figlio di Giulia Pastorella, che è bravissima neoparlamentare, manager, mamma in gambissima, ma io è un po' cioè mi manca un po', e ti vi dico cosa mi manca, io ho 4 figli, l'odore del neonato. Il neonato è un biscotto, è una roba meravigliosa. E quindi quando si è svegliato io gli ho detto, molla qua che c'ho esperienza, un po' quello lo so fare, e l'ho incominciato a ninnare e c'aveva questo odore, ho detto cacchio, ne farei altri 10. No, sai 10. Che questo è il momento in e cui mia moglie molto mi ha detto di... sì sì, con un'altra. Fai pure, amore. Il neonato è un biscotto, domani andrò qui. La FIOM, solo la FIOM, mi ha detto noi non consentiremo a Calenda di venire. Ora, primo, io sono un senatore della Repubblica, dove ritengo di andare, vado. Vado con loro. Ecco, guarda. Dove andate? Dove andate? Dove andate? Perché non era gradito. No, sono qui per parlare con loro. Se vogliono parlare, se non vogliono parlare... Cos'è sta roba? Noi stiamo facendo la riunione. Cos'è? È un blocco? Cos'è? Un blocco? No, assolutamente no. Calenda però non è che li posso inseguire fino a casa, Fino ai cancelli, fino a dove stanno, se vogliono parlare. Sì. Se non vogliono parlare sono rispettoso di quello che vogliono. Ma si aspettava? Certo che me l'aspettavo, l'hanno organizzato. Non volete parlare? Non volete confrontarvi? Pensate che sia utile? Pensate che funzioni come metodo? Che porti qualche risultato? Ebbene, non volete parlare, non volete dire niente, non volete confrontarvi, mi date le spalle, sono una persona seria, operai, non volete dirmi niente, non volete fare niente, non l'ha capita, non mi interessa parlare con me, operai. Io so cos'è il biscottino, sapete cos'è il biscottino, operai, non volete dire niente. Ma hai capito? Non buonasera. Volete parlare? Mamma mia, Calenda, buonasera, cosa fa? Buonasera, Calenda. Non vogliono parlare. L'abbiamo capito, no? Ormai è inutile insistere. Mi voltano sempre le spalle. Vabbè, succede. Innanzitutto io voglio dire in maniera seria che io sono andato dalla Magneti Marelli come senatore serio. Sì. Della Repubblica. Cosa c'è? Lo sente anche lei. Cosa? Cosa? Non c'è questo odore di biscottino. No, a quale biscotti? Non c'è nessun odore di biscottino. Io sento un fortissimo odore di biscottino. Non c'è nessun... Che è lo stesso odore di biscottino. Ma qualcuno ha partorito da voi? Ma no, no. Non credo, insomma, no. Nessuno che partorisce in maniera sana. No, non mi risulta. Però parliamo della Magneti Marelli, per favore. Io sento questo odore di biscottino. Ma chi se ne frega? Io non mi sbaglio, io ho un naso serio. Ho capito. Sento questo odore di biscottino. Lo sa... Aia. Ah, vede? Che le dicevo, sentivo questo odore. Io di politica non capisco un cazzo, però io sento... Infatti c'è una signora con un neonato, visto. Ma di neonato odorano di biscottini, io so. Ah, sì, ho capito, ma chi ho se ne frega? Ho 4 figli. Vabbè, non mi... Salve, signora! Scusa, come sta? Calenda. Bene,
posso annusare suo figlio. No, ma chi annusare? Non lo fa ninnare? No, perché... Non la molesti. Ma chi è? Cosa io vuole? Sono Calenda, Carlo Calenda, piacere. Oddio, è Calenda. Non vuole parlare? Non vuole parlare? Non vuole parlare neanche lei. Mi dà le spalle? No, Calenda. Le ha voltato le spalle anche la signora. Le voltano le spalle tutti, eh? Mi ha voltato le spalle? Ho visto. Anche mia moglie me le volta. No, addirittura. Ho avuto 4 figli. Quando le ho detto che non avevo altri 10, lei mi ha detto, oh, ma che sei scemo? Se vuoi l'odore del biscottino, ma comprati un pacco dei Savoiardi. In effetti, se solo e per l'odore. E poi si è messa di spalle. Sì. Come gli operai della Fion. Pure sua moglie, va bene. Ah, ecco lì. A proposito della Fion, ci sono gli operai. Sì, vada, proviamo a parlare. Un attimo, schiazzisco, va bene. Sì, ma li affronti. E li affronto, cazzo, certo che li affronto, sono un attimo. Certo. Non ho paura, sono un senatore della Repubblica. Appunto, vada e ci faccia il video, registri. Ma sì, tutto. E guardi, stiamo già registrando. Faccia il video, registri tutto. Vada. Non come quelli di Salvini che non sa fare un cazzo. Vai a lavorare, Salvini. Sì, ma non si preoccupi, cosa sta facendo? Ma cosa fa? Ma si mette la barba. Cerca di entrare nel loro linguaggio profondo e serio. Ma non può camuffarsi, Calenda. Come un tornitore... Troschista. Ma che tornitore troschista? Ma si prepara lei. Compagni! Ma come fa? Compagni! Ma cosa fa? Come va in maniera seria? Ma come sta parlando? Chi sei? Chi sei? Sono Brandini Bardolini. Chi è? Brandini Bardolini. Che si inventa il nome? Lavori qui in Magneti Marelli. Cazzo, certo! Che reparto? Ma dove? Che reparto? Alla Magneti Marelli. Sì, ho capito, ma che reparto? Ai magneti. Quali magneti? Che magneti? Alle calamite. Ma che calamite? Ma il magnete non fa... Sai quelle dal frigo, del frigo, no, che c'è la magneti? Si chiama Magneti Marelli, ma non no, quelli del frigo della magneti. Ma ti è caduta la barba? Ti è caduta la barba? Sì, sta staccando la barba. Ragazzi, ma io lo so... Aspetta! Ma c'è il biscottino. Ma che basta con sto biscottino? Ragazzi, ma questo è Calenda. Questo è Calenda, sì, ragazzi. No. Sì, l'hanno scoperta. No, ma no, ma volete parlare? Ma che non volete un biscottino? Volete parlare? Mi lasciate? Mi voltate alle spalle, operai? Operai? Lasci stare, Calenda, lasci stare. Mi voltano tutti le spalle. Lo so. Ecco, si tolga la barba. Vado a prendermi un caffè. Ah, il barista mi volta le spalle. Ah, pure? Il caffè me lo faccio da solo. Ah, ma povero, adesso un po'. Alle poste, oltre agli impiegati, mi voltano le spalle anche i moduli. No, non è possibile. Non riesco a farmi la barba. Ma perché? Perché l'immagine allo specchio si gira, mi dà la schiena. È messo male allora, Io ho limonato una sola volta nella mia vita. Ah, e vede, con chi? Con la coda di cavallo della mia fidanzata del liceo. No, perché? Perché pure lei mi dava le spalle. Vabbè. Ma pure in famiglia, quando torno a casa la sera, dico: ehi, papà è tornato. Il vostro senatore di famiglia, serio, è tornato. C'è qualcuno che vuole parlare col papà che è tornato in maniera seria? Anche a loro lo chiedo. Niente, sono tutti sul terrazzo a darmi la schiena. Ma no, ma è una vita assurda. Io non ho una famiglia. E cos'ha? Un campo di girasoli. No. Andrea Zalone, no, aspetta, fai venire qua i ragazzi. Ringraziamo i ragazzi, Gargiulo, Nazza, venite. Facciamo un applauso. Marianna, eccoli. Grande. Un applauso anche a tutta la redazione, le redattrici che sono con noi. Grazie. Ciao ragazzi, grazie Nazareno, Gargiulo, tutti gli altri, Marianna Folli. Ciao, grazie. Ciao, grazie. Ringraziamo anche la Roberta Biolchini e tutto il reparto dei costumisti e dei truccatori che ci truccano in un secondo. Sono meravigliosi. Ok, l'ultima. Trovate il ministro Lollobrigida a abbinare il vino al benessere fisico con gli eventi sportivi. Cazzo, sai che me l'ero pesta questa qua? The last gaffe, l'ultima gaffe. Cazzo, un ritmo così non ce l'aveva nemmeno Mike Buongiorno. D'altra parte, cosa c'è di male ad abbinare l'alcol con lo sport dai tempi di Gascogne che funziona? E l'abbinamento potrebbe anche essere una nuova specializzazione per i sommelier. Col nuoto a Delfino le consiglio uno Chablis ottimo sul pesce. Invece sui 100 metri il Montepulciano invece lo terrei per i bolliti, perfetto per la Samp. Scusate, era autoreferenziale. Il fatto è che Lollobrigida, quando parla, continua a ripetere lo stesso errore sempre, cioè parte bene e poi il pensiero.
si perde, evapora, supera la troposfera, attraversa la mesosfera e infine viene risucchiato nell'infinito abisso delle puttanate. Oh, magari a sto giro non ho capito bene io, forse può spiegarcelo meglio lui, fammelo vedere. Noi dobbiamo fare due azioni. Da una parte proteggere il vino da una serie di aggressioni che tentano di criminalizzarne il consumo. Se è vero che il consumo eccessivo di vino è evidentemente dannoso, ma il consumo eccessivo di qualsiasi alimento è dannoso, è altrettanto vero che un consumo moderato non fa male, anzi per alcuni medici è un uso consigliato. Noi dobbiamo provare ad abbinare il vino anche ad alcune questioni che rappresentano il benessere anche fisico ed abbinarlo ad eventi sportivi. Per esempio, sono stato a Lione con la nazionale di rugby italiana a promuovere questo elemento, la cucina nel suo complesso e ovviamente accompagnata dal vino che i giocatori bevono, bevono i giocatori anche di altri sport, arrivare al nostro livello culturale che fa percepire il vino come un elemento positivo e non un elemento negativo. Buonasera, ministro Lollobrigida. Buonasera a lei, grazie e arrivederci. No, 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 non abbiamo neanche cominciato. Eh? Non abbiamo neanche cominciato. No, lo so bene, per questo che mi voglio fermare qui. Mi ritiro imbattuto. No, ma no, aspetti, aspetti. No, perché se continuo poi mi allargo, mi parte la frizione e svacco. No, ma non è detto, Diretta, no. me conosco. No, ma senta, parliamo invece della sua dichiarazione sul vino che farebbe bene allo sport. Allora, io dico che il vino non va demonizzato. E questo va bene, giusto. Finiamola qui. No, sì, ma... Lei mi ricordi così, no, con perché? Questa immagine, che mi sono affermato a non va demonizzato. Ma a noi va anche bene, ma è lei. Ma fin che... qui, ma chi mi ammazza? Ma no, no, è perfetto. Ok, se lei continua, mi scatta un meccanismo, perché poi mi fa andare avanti. Dico pure che noi siamo italiani, siamo longevi. Siamo longevi, sì. Secondi solo i giapponesi, i musi gialli che dormono nei loculi, no. Che mangiano solo riso freddo col pesce crudo, hanno un'ora di ferie l'anno. No. A giapponè camberà pure di più, ma fa una vita de merda. No. Peccato, ma no. Ma lo so, ma infatti, se mi fermavo, lei sa quel ricordo che dicevo buonasera? Lei era perfetto. Non lo dico pure io, perché io il concetto di base ce l'ho. Ecco, no? Ricominciamo. Cioè, tipo, il vino bevuto in una certa misura farebbe anche bene. Sì. Lo dicono i medici. E questo è vero. Perché a Bruxelles ci vogliono boicottare il mercato del vino. Aia. Perché dopo quella etnica vogliono fare la sostituzione etnica. No. E se mi fermassi? Esatto. No, perché il messaggio che volevo dare sul vino, dal ministro dell'agricoltura, perché io sono ministro dell'agricoltura, no? Sì, certo. Sì. Quindi è vero? Sì. No, perché mi pare assurdo pure a me. No, ti figuri. Pare assurdo. Però no, insomma, è stato nominato, quindi lei è legittimamente il ministro dell'agricoltura, no? Il messaggio ricominciamo è che il vino, in una certa misura, fa bene. Esattamente. Ma talmente fa bene ed è sano che va abbinato allo sport. Ecco, in che senso? Ma non lo so manco io il senso di quello che dico. Eppure dovrebbe. Io col cervello mi fermo, ma la bocca va avanti da sola. Con due bicchieri de Barbera prima dei 100 metri. No. Ma arriva a dire fino al vermouth. Ma che vermouth? Ma io non so se ha visto la ragazzina. Sì, la bravissima. La ragazzina che ha fatto il salto triplo al cavallo. Bravissima, basta. Che fanno solo gli uomini dopo che si sono buttati giù una damigiana del Grechello del Tufo. No, guardi che non credo. Cos'è quello che si accende? Questo è il salvacarriera dei fratelli Beghelli. Ma in che senso? Cioè? È un allarme? Cos'è? Non l'ho mai sentito. È che appena mi esce il flusso, questo mi blocca. Ha visto che ha suonato? Eh sì, in quel caso ha suonato, esatto. Questo è un marchingegno italiano di un certo livello, che un povero, per fortuna sua, non può permettersi. Cosa c'entra? Vede, perché magari mangia meglio del ricco, perché c'è il povero che è
difficoltà che c'ha la cognata, no? Perché io c'ho la cognata. Aspetta, vabbè. Che fa il presidente del consiglio? Sto pisciando fuori dal vaso. Sì, ecco, me dovevo fermare prima. Certo. Ha visto. Sì, ma perché non si ferma prima? Perché la colpa non è mia. E di chi è? È una cosa di famiglia. Cioè? È un problema che risale al 1971. Non capisco. Io sono nato nel 72. E quindi? E non è colpa mia, si doveva fermare prima mio padre. No, e come? Andrea Zalone, Silvano Belfiore Band. Allora, un applauso ai tecnici, ragazzi, è meraviglioso. Okay. Salvini ho parlato, della Meloni ho parlato, del cognato ho parlato, non ci resta che il compagno. Andrea Gianbruno, cioè nel senso di fidanzato, non di compagno, compagno, figurati. Compagno, compagno l'avrebbe già evirato nel sonno. Comunque io mi chiedo, questa settimana la Meloni ha smaronato sulla sanità? Lollobrigida ha detto quella del vino, come gruppo familiare potevano finirla lì, no? Cioè, non è obbligatorio che tutte le settimane proprio tutti debbano dire la loro minchiata, giusto? E invece no, si muovono in gruppo, tutti insieme, come pecore durante la transumanza. E ho detto pecore, perché terrei a sottolineare che il termine transumanza qui sul 9 abitualmente lo usiamo per gli ovini al pascolo. Andrea Gianbruno, nuova gaffe, la migrazione in Europa, una transumanza. No, per carità. Poi si è scusato, intendiamoci, è andato a casa, ha sbirciato Wikipedia e non solo ha capito che migrazione e transumanza non sono sinonimi, ma anche che dai nigeriani non si ottiene il formaggio. Ecco. Ma non è tutta colpa sua, è un po' il linguaggio che usano da sempre in famiglia, ragazzi. Già nel 2015 anche la sua signora faceva confusione. Me lo fai vedere? Se sei nomade, devi nomadare. Poi quando hai finito di nomadare, transumi e vai. Giorgia Meloni, Matrix, canale 5, 22 aprile 2015. Vedi che ha detto transumi? È un verbo che usavano già in famiglia. Poi scusate, nomadare. Io quando l'ho sentito mi sono chiesto, ma esiste il verbo nomadare? Ora io non posso farvi vedere il video in cui la Meloni lo dice perché Mediaset custodisce gelosamente le perle dei grandi statisti e i loro congiunti. Ma la Meloni in questo caso, più che spinta da afflato politico, si ispirava di più alla Soralella. Se sei nomade allora non devi nomadare. Tra l'altro, se io avessi scritto nomadare in un tema alle medie, sarei stato nomadato dal preside. Poi cazzo, sono andato a vedere sulla Treccani e nomadare altro non è che un neologismo attestato per la prima volta in un articolo del Corriere della Sera del 2006. Allora, mutare spesso residenza, nomadare, mutare spesso residenza, spostarsi continuamente. Già attestato nel Corriere della Sera il 3 giugno 2006, cronaca di Roma, Ernesto Menicucci. Ma cazzo, ma allora si possono creare neologismi. E allora creiamone uno insieme. Lo creo io, dai. Treccani. Mi dispiace se oltre a nomadare mettiamo anche questo neologismo. Meloninare. Cioè, ovvero, colei o colui che parifica gli immigrati ai ruminanti dal peggio, però facendo cabaret come Pio e Amedeo. E infatti, non a caso, lei è andata a vederli, Pio Amedeo. Perfetto, quindi Meloni, non ce lo meloninare troppo, perché altrimenti qui finisce tutto a giambrunate. Oh, Treccani, segnati anche questo, non ventati due, meloninare e giambrunare. Regia, mi transumi, scusami, il collegamento con Rete 4, me lo fai vedere un attimo? Buonasera e ben ritrovati sempre qui in diretta, diario del giorno. Oggi inizio subito, scusandomi, coprendomi il capo di cenere, flagellandomi persino per aver usato il termine transumanza riferito ai migranti. Ecco, la domanda è: dove ho sbagliato, direttore Senaldi? Avrei dovuto dire mandrie?
provenienti dall'Africa? Mandrie, no, forse. No, no, ti devi flagellare. Aia, addirittura. Ma no, ma cosa vuoi che ti dica? Chiunque vedendoli dall'alto direbbe senza pensarci un attimo che quelli lì sono degli gnu. Ma è evidente, dai, su. Vabbè, dai, Vangelo, come sempre, è quello che esce dalle tue labbra, direttore. Tra l'altro, direttore, questa sinistra ama tanto gli animali, li adora. Sì, amano tanto gli animali, ma poi, se dai dell'animale ai migranti, diventa un insulto. È curioso, no? O li ami o è un insulto. Decidetevi, sinistra. Geniale, come sempre, direttore, tra l'altro dicono di amare tanto gli animali, ma mai una volta che adottino un clandestino per fare... La butto lì, la guardia in giardino. L'ho buttata lì, ma anche solo, arrivo a dirti, un immigrato da compagnia. Sai, quelli che di notte ti dormono ai piedi del letto, che ti tiene caldo, sai? E poi fa le fusa, che ti fa addormentare, sì. Immagine... Sì, poi c'è anche chi può pensare alla castrazione, perché questi fanno cucciolate mica da ridere. Attento a quello che dici, direttore. Qui è un attimo che una battuta faccia scatenare quella stampa che non... Ci vorrebbe in onda a raccontare scomode verità. Che sono gli stessi giornalisti che difendono magistrate leniniste che lasciano liberi di transumare bovini ungolati provvisti di zainetto. Sei michelangiolesco, direttore, posso dirtelo? Comunque io mi sono scusato e lo confermo, ma è pur vero però che tu, immigrato, che vieni dall'Africa, ma hai tutto il diritto di provare a varcare i nostri confini. Però lo fa in branco, magari affamato. Non proprio, fresco, di doccia. Con criniere tipo stile Napo Orso Capo. Che ricordano i capelli di un leone homeless. Un po' la parola transumanza te la sei cercata, un po', no? E ve lo dice uno che il balsamo, credetemi, lo usa. Uno, due, tre, quattro, cinque, e capisco perché volte al il giorno. Governo ti ama tanto. A proposito, direttore, lasciami dire una cosa al governo. Stamattina, il governo, il balsamo era finito e ho usato il tuo. Ma vuoi che faccia un salto in profumeria a prendertene un barattolo? No, grazie, direttore, non ti scomodare. Per te il governo faccio questo e altro, pur allora, di continuare a vederti in onda con quella capigliatura da Bobby Solo del giornalismo italiano. Non ti verrà mica una lacrima sul viso, direttore. La lacrima mi verrebbe solo se ci dovesse essere e non farmelo dire. Che non cosa, farmelo direttore? Dire, perché non vuoi dirlo? Perché beh, no, direttore? Ci sono dei bambini davanti alla televisore. Non importa, dilla, direttore, dilla. Oh, ok, la dico. Dilla. Tieniti forte. Sì. La lacrima mi verrebbe. Sì. Se ci dovesse essere. Sì. Un governo tecnico. Ah, che dolore, direttore. Queste sono parole cattive. Orribile. Di cui scusarsi. Altro che transumanza. O Mandria, direttore, che governo poi, tecnico. Scusa, ah. Ma fammi chiudere con questo pensiero. Dillo, dillo. Dia il voce a tuo pensiero che ossigeno. È ossigeno per questo paese. Sì, no, dicevo, magari fossero animali questi clandestini. Perché io non ho mai visto un ippopotamo spacciare davanti alla stazione centrale. Vogliamo chiudere con questa immagine stupenda? Sì. Un attimo, che mi è arrivata una notizia dal governo. Cos'è, un'ansia sulla finanziaria? No, un WhatsApp. E dice, il tuo balsamo l'ho messo nell'armadietto, dietro agli elastici, per i pettorali. Beh. Ecco perché non lo trovavo. Grazie, ecco, direttore. Tutto è bene, quel che finisce è bene. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Andrea Zalone, Silvano Belfiore Band. Stoccolma, al drammaturgo e romanziere norvegese Jon Foss, il Nobel per la letteratura 2023. Jon Foss. Non è possibile. Ma perché danno il Nobel a Jon Foss? Solo perché è il drammaturgo più rappresentato al mondo? Solo perché ha scritto opere teatrali, romanzi, raccolte di poesie, saggi, libri per bambini e traduzioni? Solo perché lo chiamano il Samuel Beckett del XXI secolo? Ma cosa c'hanno in testa a Stoccolma? Non si informano, non leggono niente. Perché se leggessero qualcosa saprebbero che il Nobel quest'anno non poteva che essere il suo. Eccolo qui, generale Vannacci, la vera rivelazione editoriale dell'anno. Guardatelo lì, col primo piano del piedone. Che poi è l'arto con cui ha scritto il libro. E comunque, su chi... Le foto posate sono il meno, perché il capolavoro è l'intervista, quando a un certo punto il giornalista gli chiede «Ma come la prenderebbe se una delle sue figlie fosse gay?» Lui risponde così
Se fosse solo un'incertezza dell'adolescenza, cercherei di indirizzarla verso l'eterosessualità. Uno si chiede, perché è interessante, e come si fa a indirizzare una figlia gay verso l'eterosessualità? Cioè, le spacchi tutti i dischi di Paola Turci? Non lo so. Non lo so. Le spalanchi gli occhi come in Arancia Meccanica e le fai vedere l'opera Omnia di John Holmes? No, non lo so, No, non lo so. Se l'Accademia del Nobel avesse letto il libro di Vannacci, avrebbe scoperto delle perle di poesia e di saggezza di una profondità da lasciarti senza fiato. Per esempio, ditemi se non vi lascia senza fiato questo passaggio del libro di Vannacci sulla legittima difesa. Cosa ne so che il malvivente che aspira al mio portafogli non è pronto ad ammazzarmi anche a mani nude per ottenerlo? Cosa ne so, anche se disarmato non posso usare oggetti contundenti per mettere in pericolo la mia vita? Cosa ne so se in tasca non abbia un martello o un cacciavite da usare prontamente? Questo è il libro bellissimo. Ora, è già il ripetere tre volte, cosa ne so io? Cosa ne so io? Immaginando scenari splatter, indica una propensione all'ossessione compulsiva. Ma poi ti chiedi, ma dove andrà a parare? Il massimo però arriva ora. E quando poi lo leggi, capisci quanto sia importante investire nella sanità, nel campo della salute mentale. E se pianto la matita che ho nel taschino, nella giugulare del ceffo che mi aggredisce ammazzandolo, perché dovrei rischiare di essere condannato? Minchia, come sta male questo signore. Cioè, vi rendete conto? Lui è lì che dice, e se quello mi vuole ammazzare, se questo, io gli faccio così, gli pianto la giugulare. No, ma io mi chiedo, chi è che di noi, cioè, porca puttana, quando penso a una matita ci vedo un punteruolo da piantare nella giugulare di quello davanti. Io personalmente non ce la vedo, ma neanche Silvano Belfiore, ma neanche Andrea Zalone. Ce la vede solo Vannacci, questo qua. Vado a vedere. Credo che la maggioranza della popolazione si ritrovi in quello che io ho detto, non accetti più l'essere prevaricato, almeno nel tentativo della prevaricazione delle minoranze, che non sono solo queste. Io, per esempio, mi rivolgo anche ai graffitari. Sono dei grandi maleducati che sporcano i nostri monumenti, che sporcano le nostre città e ai quali noi ci dobbiamo arrendere. Ho parlato di minoranze, non le ho messe in correlazione tra loro, non ho fatto dei paragoni tra loro. Ho detto, è una minoranza il pianeta LGBTQ, punto. È una minoranza il pianeta dei graffitari, punto. È una minoranza il pianeta dei delinquenti. Qualsiasi persona si voglia porre in una posizione diversa viene immediatamente censurata, viene trattata come se fosse una persona non degna di essere ascoltata. Addirittura gli si dà del fobico, quindi della persona malata, perché ricordo che la fobia è una malattia psichiatrica. Quindi di una persona alla quale si toglie addirittura la dignità di interlocutore. Buonasera Vannacci. Io non accetto che mi si dia del disturbato mentale, del paranoico con un'ideazione persecutoria. Vabbè, solo perché ho una matita nel taschino, da me poc'anzi affilata e accuratamente temperata. Una matita così appuntita che la capacità e la proprietà di infilarsi nella giugulare con estrema facilità non è da poco. Gliela farò vedere. Sì, ma perché vuole infilare una matita nella giugulare? Ah, ce l'ha lì, la deve prendere con la bocca. Vabbè. Per difendermi dalle minoranze che ci insidiano. Ma quali? Ma chi? Ma no! Cosa ne so io che il malvivente che aspira al mio portafogli non voglia spappolarmi il cervello con un revolver Waytrucked infilato in una delle mie narici? Ma perché mai? Cosa ne so io che il delinquente, anche se disarmato, non possa conficcarmi negli occhi due bicchierini da Genepi cavandomi le orbite e facendomi finire sotto un tram? Ma cosa sta dicendo? Cosa ne so io che il rapinatore in tasca non abbia una progenie di Mamba Nero, detto anche il serpente dai sette passi? Sì. Ecco perché sono pronta a piantargli
la matita che ho mostrato poc'anzi nella giugulare. Non si può ammazzare la gente. No, ma non si può. Vorrei consigliare a chi non fosse alto come me che esiste anche l'arteria femorale, ovvero la diramazione dell'arteria iliaca esterna, che una volta squarciata dalla mina in grafite, procura un lento e inesorabile dissanguamento. Ma non si può ammazzare e la gente. Io consiglio a tutti quei mariti costretti ad andare a far la spesa dalle loro mogli femministe fattucchiere che li spingono a far la spesa, di portarsi la matita affilata, perché potrebbero essere attaccati. Ma da chi? Dalle seguenti minoranze. Ma quali? Uno. LGBT vorrebbero appoggiarglielo. Ma no. Costringendolo a camminare rasente i muri. Ma cosa dici? Imbrattati da un'altra minoranza. Quale? I graffitari. Ma come e fa? Sfregiando la schiena sul graffitto, pulisce il disegno, offendendo il graffitaro che inizia a spingerlo, costringendolo a pestare. Un'orribile deiezione canina provocata dall'animalista che, non volendo avere figli, imbratta la città con la merda dei cani. Sta mettendo quindi tutto insieme. Il marito si trova circondato da un pede buliccio. Cos'è? Un graffitaro drogato. E da un animalista impotente. Il consiglio che do è, come primo atto, osservare come un soldato che sta a guardare ogni cosa che accada, un marines adattato a osservare i dettagli. Quindi cosa... Non so se lei ha visto Equalizer 1. Lui guardava i dettagli di ciò che accadeva. Vedeva il cane, vedeva il graffitaro, vedeva la bomboletta e vedeva il LGBT. Allora, il consiglio che do è piantare la matita nella giugulare del cane, il quale a sua volta morderà i coglioni dell'animalista impotente che, piegandosi, dà una testata al graffitaro, il quale lascia andare la bomboletta che finisce nella bocca aperta del malgioglio urbano, soffocando. Senta, ma lei non... Ed ecco che abbiamo eliminato le minoranze. Ma non ha senso. Ora, mi scusi, ma devo tirare delle testate. Ma perché? Per far tacere la voce che mi ossessiona. Quale voce? Quella di mia figlia che mi dice: papà, sono lesbica. E che male papà, c'è? Sono lesbica. Ma è bellissima. Papà, sono lesbica. Cosa papà, fa? Sono lesbica. Papà, sono lesbica. Ah, papà, sono lesbica, infermiere! Sono lesbica! Papà, aiutatelo. Sono lesbica! Aiutatelo. Ci vado per signor Andrea Salone. Tra poco con De Luca e Mentana. Chi vi sta parlando è l'esponente del PD più votato d'Italia. Essere eletti in Campania con il 70% dei voti non è una cosa banale. Chi vi sta parlando ha preso, diciamo, quasi il triplo dei voti che ha preso, tanto per fare un paragone, alle primarie l'onorevole Elena Schlein. Il triplo. Poi ovviamente c'è un problema che riguarda De Luca, figuriamoci De Luca decide sulla base di quello che pensa qualche pinguino che sta... sarebbe esteticamente improponibile, diciamo. De Luca fa quello che vuole, punto e basta, quindi facciamo la finita sta storia, perché quelli che stanno a Roma per il 90% sono cooptati e parassiti che non hanno neanche il voto della madre. So che è venuto un sant'uomo qui, è stato mandato come legato pontificio a fare il commissario, tale Misiani, un bell'uomo, ho detto un bell'uomo. Misiani ha 5 legislature, 5. Zaia, il mio collega, vive di vita serena, che invidia, va alle manifestazioni della Lega, lo trattano con rispetto, con deferenza, lo apprezzano, utilizzano il lavoro fatto dalla Regione Veneto, a volte anche al di là del merito, come esempio nazionale. Il problema è Vincenzo De Luca, cioè un uomo libero che non ha padroni e non ha corrente. Questo è tutto. Vabbè, questo è tutto. Vabbè, questo è tutto. Vabbè, questo è tutto. Sì. Vabbè, abbiamo sentito. Questo è tutto. Vabbè. Sì, abbiamo capito.
Non so se ha notato che la vocale finale viene pronunciata nel... Non viene? Viene pronunziata nel... Beh, guarda, non è che ci interessa... Questa è tu! L'ha già detto. Senti, questa è tu! Ah, non vabbè! Dice... Vabbè, fa una lezione di fonetica, vabbè, se ci tiene. No, perché lei di Torino dice sì. Questa è tutto... Ma lasci stare vabbè, adesso come parliamo noi. Invece no. Mi rendo... È un bellissimo dialetto anche il nostro, adesso lei... diverso dal suo, però possiamo parlare di cose serie senza fare la naturalmente fonetica. L'efficacia del napoletano sì, a sì, differenza ma... del torinese sì, che subito dice poverino e lascialo andare. Ma non è vero. No, ma quando mai? Quando arriva un napoletano e dice questa è tutto. Vabbè. Abbiamo capito, va bene. Sì. Anche la è anche l'ultima è un prognatismo. Sì, sì. Questa è tutto. Va bene. Vabbè. Basta però. Questa è tutto, va bene. No, no. Senta, non si può sentire. Non mi faccia difendere. No, ma per l'amor di Dio, gente è un dialetto bellissimo anche quello lì. Naturalmente, naturalmente. Sì. Parliamo del PD, per favore, no? Ecco. PD. Sì, no, visto che l'aveva un periodo dove... Questo no? È tu. Ah, se ne andiamo... Stiamo due ore su questo... Oggi PD, non significa più Partito Democratico, evidentemente. Bensì il problema De Luca. Ah, sì. C'è un po' di attrito. Peste De Luca. No, 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 adesso non è. Piaga va De Luca. Va c'è un po' di problemi. Vincenzo De Luca è un problema. Perché egli è un uomo libero. Sì. Lui. Esso. Chi? Colui. Oh, mamma mia. E questo è tu! Vabbè! Come parla, scusi? Parla in terza persona. Ah, ecco. Come no. Giulio Cesare nel De Bello Gallico. Ah. Perché anche io, come Cesare, intorno a tutti i congiurati del PD col pugnale sanguinato. Senta, ma parliamo seriamente. Altola, chi va là? Cosa fa? Questo è tutto, sì, vabbè. Cosa sta facendo? Si ho visto un'ombra. Ma dove? Un luccichio sinistro. Ah, il luccichio ormai sinistro. Quelli del PD di sinistra hanno solo un luccichio. Allora, questo... Questo le è piaciuto. Questo era bello, una bella frecciatina. Però... Sì, 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 sì. A esso è piaciuto molto. A chi? A esso. Perché esso... Ah... Sì, egli, lui, lei, sì. Naturalmente al registro comico sì, va bene. E i toni drammatici. Ma non si celebra. È amato no. E temuto. Sì, va bene. Ed è per questo che lui, sì, cioè io, lei, sono sì. Stato il più votato della storia d'Italia e del mondo. Oh, va bene, addirittura. Ho preso il 70% sì. Dai voti. Ah, già adesso c'è sta cosa che non dice l'ultima. Non lo facciamo tutto. Non possiamo farlo tutto così. Se... Mamma mia. Ho preso il 70% dei voti della popolazione campana. È vero, è vero, è vero, è vero. È vero. Questo... A me mi hanno votato pure i quattro giudici di X Factor. No, no, adesso... Poteva anche lei, insomma, non... Nonché Alessandro Borghese, che ha ribaltato il risultato. Sì, sì, sì. Ma sempre io ho vinto. Possiamo dire, ha avuto un largo consenso. A differenza della signora Elena Schlin, che alle primarie... Dai, Elena Schlin non si può sentire. E questo alle primarie del PD. Eccolo. Ha preso meno uno di voti. Ma non esiste meno uno. Perché sua madre... Non solo non l'ha votata, ma si è fatta pure restituire il voto che le aveva dato 2 anni prima per sbaglio a una gara di cucina. Vabbè, ma adesso lei esagera, io capisco che c'è attrito, ma... Che invidia, che invidia. Per cosa? Che cosa? Che invidia. Ma chi? Cosa? Che mi fa zaia. Ah, è certo, beh. Che certo. Nella Lega è onorato. E lui in effetti è un po' più... Sì, è considerato, sì, rispettato, sì, sì. D'altronde è anche normale, dato che nel partito è l'unico... Che sa leggere e scrivere no. E far di conto. Adesso, non poi... deve insultare. No, no, no. Evitiamo gli insulti, su. Capisco l'invidia per Zaia, però. Che ha un rapporto diverso col partito, ecco. Naturalmente, poi amministrare il Veneto è facile, essendo tutta palude, basta organizzare la profilassi anti-zanzare portatrici di dengue. Può non insultare anche tutto il Veneto, invece grazie. Invece a me il PD mi manda i commissari. E hanno commissariato, sì sì, il PD Campano è stato commissariato. Misiani. Esatto, però ecco, lasciamo fuori il senatore. Misiani. Lasciamolo fuori, Antonio Misiani, il senatore. Ma io Misiani lo porto in palma di mano. E non sembrerebbe però, eh. Un uomo che per ben 5 legislature... Ha diviso l'ufficio con una pianta di ficus. Ma non ha fatto e solo per quello. Fortuna, perché quella
che sapeva qualcosa di in più era proprio la pianta. No, ma non è giusto che io dica queste cose. Guardi, non è mi fa piacere che se ne renda conto. Sì, così, me ne renda conto, me ne renda, me ne rendo, me ne renda. A me fa piacere non è che giusto, lei se ne renda conto. Perché tutte queste cose stanno scritte nel mio libro che esce adesso il 24 è ottobre. Vero. Se spoilero tutto, poi tolgo il piacere alla letteratura, naturalmente. Infatti, e questo, questo io libro non sì, voglio. Sì. No, no, è un libro che tra l'altro si chiama Nonostante il PD, è il titolo del libro. Un'opera così letteraria eccezionale, è unica, un seconda solo, seconda solo a, seconda solo a, seconda a? Solo a, a chi? Ma quale seconda? C'è cascata. No, ma adesso non la seconda nessuno, la seconda da, nessuno. Non li faccio questi giochetti, le dico solo, le dico solo che la prefazione di Hemingway. Certo, sicuramente. Ma senta, ha scritto un libro che sarà il solito libro. Le faccio vedere in anteprima. Scrive. Sì. Ah, no. Le faccio vedere in anteprima le bozze originali. Addirittura. Oh, dai. No. I primi appunti, quando iniziate a scrivere. Le prime cose. Erano tre. Erano tre. Poi una mia cascata. Certo. Allora, mi è piaciuta questa, era di Mel Brooks. Mel se Brooks, ricorda che Mosè fa. Io, Dio! Gli scatta una cosa e fa. E sì, rimangono due. Fa, vabbè, due. Bellissimo. Ma erano 15. Grazie per la citazione. Grazie, grazie. Adesso avevo concepito il libro asciutto, essenziale, ma poi mi hanno detto che dovevo avere più pagine, quindi ho dovuto farne un libro normale. Vabbè, è un libro, diciamo. No, lasci che Aglieti con alcuni passi del anche libro. No, l'ho scritto in aramaico. Oh, mamma mia. Lo traduco in tempo reale. Ma possiamo evitarla, non ci interessa. Lo traduco in tempo reale. Leggo giusto l'incipit autobiografico. Ecco, la sua autobiografia, grazie. Silva! Fammi un po' di musica celestiale. Ma perché? Silvana di Booster City. Sì, bel fiore. Mattino, certo, mattino sì, meno voglia di lavorare dei secondini di Poggio. Ma non è vero, ma non è vero. Io lo preparo. Cosa fa? Lui si chiama Silvano Belfiore e suona un anno soltanto due ore. Non è vero. Lui si chiama Belfiore Silvano e lo tiene in mano dal 63. No. Ah, com'è pigro Silva, a tastiera non può suonare. Ma se la sta facendo. Mi scusi, una piccola digressione, un piccolo scherzo a Silvano Belfiore. Se facciamo un applauso, ma che peraltro suonava intanto, mentre Silvano Belfiore. Però possiamo. Ma torniamo al libro. No, ma ho già fatto la digressione, vabbè. La biografia, autobiografia. Il piccolo Vincenzo nacque in una capanna. No. Se è questa cosa. Se è tutta così. Su un pagliericcio di fieno. Oh, certo. 9 mesi prima aveva citofonato un tal Gabriele. Citofonato. Che alla mamma di Vincenzo disse: tu avrai uno figlio. Ha citofonato proprio. E lei: e tu come lo sai? E lui: signor, a Napoli le voci girano. Quindi io non ci credo. Ma come fa? Ma da dove le escono queste robe? Mamma mia. Vabbè. Finita? Il padre falegname. E ci mancava quello falegname. Vabbè, ma ogni tanto notava che lui parlava saltuariamente con la faccia rivolta al cielo. Urca, E quando passava vicino ai pescatori, Vincenzino, i pescatori lo festeggiavano. Perché le casse di Alice triplicavano, quadruplicavano, sesquiplicavano. Le Alici. Quasi come i voti che. Dopo i miracoli fatti in campagna, trasformando l'acqua in fiano di Avellino pure, e moltiplicando gli ospedali, arrivarono al 70%, ma solo perché i voti del restante 30% non ci sono stati. È detenuto a Poggio Reale o latitante. Tra poco col Mentana che vorrei, tra poco. Timbravano il cartellino, mandavano a scommettere e a fare la spesa nell'orario di lavoro indagati 101 Netturbini di Palermo. Ah,
sembra un film della Disney, La discarica dei 101. No, perché li hanno scoperti mentre stavano indagando sui furti di benzina nei camion della spazzatura. Rubavano la benzina o il gasolio o la cherosene, quello che è. Hanno messo delle telecamere nei piazzali e hanno osservato i netturbini dai monitor della questura. In 3 mesi hanno scoperto 1.385 episodi per 2.800 ore di assenza dal lavoro. Andavano al bar, andavano a fare la spesa, al videopoker. C'era anche uno che timbrava e poi andava ad apparecchiare nella trattoria del fratello. Faceva tutto. Apparecchiava, sparecchiava, lavava, bufera, assenteismo, rap nel turbino, apparecchiava i tavoli della trattoria del fratello. L'unica cosa che non faceva in chiusura era portare via la spazzatura, perché non c'era. Voi lo capite, vero? Perché io, arrivato a quest'ora, ho proprio la necessità di sognare, di pensare al Mentana che vorrei. Cioè, mi piacerebbe ribaltare la nostra realtà italiana, quotidiana. Mi piacerebbe andare a dormire felice e sereno. Sigla, bel fiore. Buonasera e benvenuti al Mentana che vorrei. C'è ancora una notizia dell'ultima ora della sanità italiana. Raddoppiano di nuovo i fondi destinati agli ospedali pubblici. Assunti d'urgenza 10.000, butta dentro per convincere qualche italiana a farsi un attacco al volo. Passate almeno a provare i macchinari nuovi, dichiarano i radiologi demoralizzati. E intanto Elon Musk annuncia: per le mie analisi mediche quest'anno non ho dubbi, andrò alla ASL 3 di Catanzaro. Dispongono di una tecnologia per noi impensabile. Ancora proteste a Roma per l'eccessiva frequenza di autobus sulle linee urbane. Non si fa in tempo a salire su uno che ne arrivano altri 3. Perplessità dell'Associazione Psicologi Italiani. Attenzione, un passeggero solo per autobus può provocare senso di solitudine e smarrimento. E evidentemente spostiamoci a Torino, dove, sapete, c'è stata la manifestazione di studenti che protestavano contro la Meloni. I poliziotti gli si sono parati davanti con pasticcini e cioccolata calda. Un poliziotto, invece di dire ai colleghi hanno rotto il cazzo, ha detto: ma sai che forse hanno ragione, dovremmo ascoltarli, ma anche coccolarli. Hanno finito tutti i pasticcini. Ricoverato all'ospedale Gemelli di Roma un cliente di un taxi che voleva pagare la corsa in contanti senza ricevuta. Secondo una prima ricostruzione, il tassista ha messo il blocco alle portiere dietro e poi per 2 ore gli ha spiegato la bellezza di pagare le tasse. Il cliente, un gioielliere romano, che quando ha visto il tassista estrarre il POS ha iniziato a avere convulsioni e allucinazioni, vedeva i dinosauri ed è stato immediatamente ricoverato nel reparto di psichiatria. In Sicilia ha scoperto nei pomodori Pachino il virus della verità che ha sconfitto l'omertà. Tutti i cittadini siciliani hanno fatto i nomi di boss, sicari e politici collusi. È stata arrestata mezza Italia. Nuovo rapporto Istat sull'efficienza della pubblica amministrazione in Italia. Passaporti pronti prima che si sviluppi la foto. I processi durano meno di una settimana bianca e niente più privilegi agli amici degli impiegati pubblici. Il ministro Zangrillo ha dichiarato: d'ora in poi lo Stato assumerà solo gente sola e triste. Andava a 100 all'ora in autostrada, ma l'autovelox non l'ha segnalato. Allora l'automobilista ha chiamato un suo amico elettricista, evidentemente esperto di autovelox, e ha aggiustato l'autovelox. Poi l'automobilista è tornato indietro e è ripassato a 180 all'ora facendosi ritirare la patente. E chiudiamo che dopo Tiziano Ferro anche il generale Vannacci annuncia il divorzio dal suo compagno di colore. Ieri in via Vittorio Veneto a Roma è stata scattata una foto che lo ritrae finalmente libero e io direi anche felice. Ciao fratelli.
La puntata finisce qui, non perdetevi Accordi e Disaccordi con Luca Sommi, Andrea Scanzi e Marco Travaglio. Noi ci vediamo venerdì prossimo. Vi voglio bene.